Sabato 21 dicembre, a poche ore dall'inizio del 17 Festival, rassegna musicale dal vivo con gruppi importantissimi della scena indipendente italiana e il nobile scopo di raccogliere fondi per la lotta alle leucemie, 100 Buchi ha ospitato anche una proiezione del documentario Musica contro le mafie, sotto l'egida dell'Associazione Libera di Don Ciotti. Musica contro le mafie è un progetto che si propone di unire, sotto la bandiera della legalità, le voci di tanti artisti italiani, anche attraverso un concorso musicale nazionale. Ne parliamo con Gennaro De Rosa, coordinatore del progetto. Il lavoro della musica, come il lavoro di chi fa cultura, io credo sia quello di sensibilizzare, di fare testimonianza, testimonianza attiva. La testimonianza attiva di cui ci parla Don Luigi Ciotti, con la cittadinanza attiva, libera. Ed è quella che non solo gli artisti, ma un po' tutti noi da cittadini, perché il movimento, questo movimento, chiamiamolo così, tra virgolette, di musica contro le mafie, nasce proprio con l'idea di mettere insieme delle persone che abbiano comunque tantissime diversità tra di loro, perché i musicisti sono tutti differenti. Nel documentario che stiamo vedendo in questo momento c'è questa diversità che viene fuori dalle inflessioni dialettali, viene fuori che nello stesso tempo unisce ma divide. E divide perché dimostra che in questo momento l'Italia non ci sono zone, non ci sono posti d'Italia che possano ritenersi scevri da questo problema. Musica contro le mafie cosa può fare? Come ti dicevo, sensibilizzare, dire ai giovani, soprattutto ai ragazzi, a quelli a cui noi ci rivolgiamo, che c'è un'alternativa, una possibilità di scegliere. Ogni giorno ognuno di noi si ritrova nella sua giornata, applicando proprio il suo piccolo potere quotidiano, quello del suo lavoro, delle sue attività, si trova spesso di fronte a una scelta. Ed è proprio lì, in quel momento, davanti a quel bivio, che bisogna scegliere di star sempre dall'altra parte. Questo è quello che tentiamo di portare in giro, questa testimonianza, utilizzando gli artisti, i musicisti, che poi sono dei testimoni positivi. Rispetto a quelli che spesso i mass media propinano, facendo diventare modelli vincenti quelli che sono poi dei modelli negativi. Perché Libero nasce dall'unione di diverse associazioni, si mettono insieme e comincia una raccolta di firme che porta a raccogliere circa 1,5 milioni di firme per far passare in Parlamento la legge 109/96, quella che oggi ci consente appunto di sequestrare e confiscare i beni mafiosi e riutilizzarli ai fini sociali. Perché in realtà la vera sfida, la vera vittoria contro le mafie è sicuramente quella di togliere potere economico nei vari modi in cui si è declinato e riconsegnare questi beni alla collettività.